La casa di Dio sulla terra, che sono i tabernacoli. Mia madre, ad esempio, un tempo in campagna riponeva nei cassetti le cose più preziose, le lenzuola ricamate, i merletti lavorati, con quelle mani consumate dal lavoro. Vi riponeva i profumi, le erbe, i frutti delle stagioni che raccoglieva in campagna e tutto, anche il corpo, si impregnava di quei profumi in quelle lenzuola, in quelle piccole tovaglioli bianchi puliti. E c'era una grande religiosità quotidiana in quei gesti. Erano preghiere, erano quasi dei doni fatti a Dio. Tabernacoli, edicole, carte antiche, muri di antiche chiese, ricordi di paesaggi della memoria, dove la preghiera sembra che si alzi, che voli verso l'alto, come dei canti che nascono dall'anima e da quell'infinito, da quella parte dell'infinito che è in noi.
you.